portafogli, richiama il vino al portafoglio della Regione Toscana. I numeri sul bilancio regionale li ha raccontati l'assessore al bilancio della Regione Toscana negli studi di RTV 38, ospite di Mezzogiorno di Fuoco, Vittorio Bugli. Noi abbiamo avuto dal primo anno di Rossi, diciamo, noi avevamo un bilancio regione, non sanità, di 2 miliardi e 250. Quest'anno si va a fare un preliminare domani in aula di 1 miliardo e 4 e 50 circa. Rispetto all'anno scorso avevamo un bonus di circa 120 milioni e ci veniva una tantum per l'utilizzo dei FAS. Per far fronte a questo taglio, quest'anno non ce l'avremo e quindi il problema è lì. Ecco. E il grosso problema è quello delle regioni, già dal 2015, anche se in forma un po' soft per il 2015, sono in regime di pareggio di bilancio. I comuni dovrebbero farlo al 2016, ma stanno chiedendo una proroga. Lo Stato doveva fare al 2017, ma ha già detto che lo farà dal 2018. Il pareggio di bilancio è catastrofico per quello che riguarda la possibilità di fare investimenti. Lei pensi che noi facevamo circa 350 milioni, 400 di media l'anno, oggi avremo una capacità di 70 milioni. E non è sostenibile, per questo si sta chiedendo dei correttivi.